Dominio magrebino al termine dell'undicesima edizione della Gaeta Formia, la gara podistica che, illuminata da una bellissima giornata di sole, ha unito a gur di più le due principali città del Golfo. Nel ricordo peraltro di Mimmo Paone, l'indimenticato industriale della pasta, che insieme alla sua famiglia ha sempre sostenuto e sostiene gli encomiabili sforzi della società organizzatrice della Poligolfo. Ancora una partecipazione record ha caratterizzato lo svolgimento della competizione. 911 atleti, rappresentanza della società amatoriali più importante del centro sud Italia, si sono dati appuntamento alla partenza di Piazza Bonelli a Gaeta per poi percorrere i primi 7 chilometri nel centro storico della città, lungo la panoramica statale Flacca e il lungomare di via Tito Scipione a Mendicio a Formia. La gara entrava nel vivo, in effetti negli ultimi 3 chilometri il muro di via Olivella, tanto caro al compianto Pietro Mennea, l'attraversamento in salita del quartiere medievale di Castellone, la discesa sino a Piazza Mattei esaltavano il marocchino 34enne Hamid Kadiri della podistica Il Laghetto, che bissando il successo del 2016 con il tempo di 33 primi e 18 secondi aveva la meglio sui connazionali ma naturalizzati italiani Youssef Ekenawi e Marek Adan, giunti al traguardo del Porticciolo Caposere rispettivamente con un ritardo di 44 secondi e di un primo e 7 secondi. Sì, quasi 4 anni si vince sempre questa gara, io conosco bene il percorso. Meno male, sono fortunati. 19esima assoluta, la marocchina Jeanette Anane della podistica Il Laghetto si aggiudicava invece la prova femminile con il tempo di 37 primi e 51 secondi, battendo nettamente la vincitrice dello scorso anno, la molisana di Venafro, Anna Bornaschella. Percorso bellissimo, solo la fine ci sali scendi, va bene, piaciuta. Speriamo che la nostra gara riesca a diventare una gara, riusciamo a far diventare la nostra gara una gara top a livello nazionale.